Non lo sapevo. Va bene, eccomi. Non saltare fuori dal nulla così. Hai scoperto niente su Sara, la donna che ho messo sul tuo elicottero? Niente. Niente? Aspetta, mi servirà tempo, ok? Sto rischiando grosso se qualcuno della base mi scoprisse. Vedi quei tizi laggiù con i fucili? Siete della stessa squadra, O'Brien. Solo in apparenza. Senti, ora non ho tempo di spiegarti, ma... mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto? No, prendi questo. È un... registra la lunghezza d'onda e ha un GPS. Devi... non c'è più tempo. Ascolta. Non so neanche il tuo nome. Deacon St. John. Bene, ascolta, Deacon St. John. Se vuoi che rischi la vita per trovare come si chiama... Sara, allora sì, dovrai ricambiare in qualche modo. Ok, tieni stretta la radio. Ti contatto entro un paio di minuti. Non sai neanche il mio nome, ma presto imparerai a conoscermi, O'Brien. E tieni stretta quella radio. Non la perdo d'occhio un secondo, coglione. Per Dio, quanto dovrò aspettare adesso? Pronto? Mi senti? Deacon? Sì, eccomi. Allora, che storia è questa? Cosa vuoi? Ok, ho isolato il canale, ora è sicuro. Che cosa vuoi? Ho inviato delle coordinate sulla tua radio. Devi raggiungere la destinazione e... Cosa? Perché? Va bene, ascolta. Ci sono molte squadre della Nero impegnate sul campo. Voglio sapere esattamente cosa fanno. E perché non lo chiedi a loro? Non posso. Ti ho già detto che è una lunga storia e non posso parlarne ora. Ma gli uomini sopra di me, molto sopra di me, stanno organizzando varie missioni, tutte gestite in piena autonomia. Nessuno sa cosa facciano gli altri. Quindi il mondo va a puttane, ma voi continuate come se nulla fosse. Dove li trovo? Ti ho inviato le coordinate. Vediamo. Ok, fanculo, Brian. D'accordo, vedo cosa posso fare. Cerca di rintracciarne il più possibile. Ci sono zone attive di atterraggio, punti per il rilascio di campioni. Sì, ho capito, ma ti consiglio di non provare a fregarmi, O'Brien. Tranquillo, lo so bene. Ci sentiamo? O'Brien, sì, sono qui. Cosa vuoi? Uno dei nostri elicotteri viene verso di te. Devi seguirlo. Seguirlo? Perché? Vai e non perderlo di vista. Accidenti, ok, d'accordo. Succede, O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? L'obiettivo è riservato, neanche io posso accedere ai trail.
le coordinate della zona d'atterraggio. Devi seguirli fino a destinazione. Gesù, ma non avete satelliti spia o qualcosa del genere? Non posso usarli direttamente, te l'ho detto. Non sei autorizzato, ho capito. Non farti seminare. O'Brien, stanno atterrando. Ok, recupero le coordinate dalla tua radio. Ti consiglio di proseguire a piedi. A piedi! E ricorda, non devono vederti. Brian, sono arrivato. Ora lo faccio. Avvisatemi quando l'atterraggio sia. Le unità di ricerca sono dirette da scienziati, come me, e protette dalle guardie. Devi avvicinarti ai ricercatori. Il registratore a distanza rileva il canale che usiamo per trasferire i dati. Devo captare tutte le informazioni utili. Tutto ok. Quindi devo infiltrarmi in un'area piena di soldati in Kevlar armati fino ai denti, evitare che mi sparino e spiare i tuoi colleghi nerd con le penne nel taschino. Penne nel taschino? Siamo tutti ricercatori, stronzo. Sì, cercate un modo per vivere a scrocco. Hai ancora i dispositivi di rilevamento? Li avrei venduti volentieri, ma è difficile trovare qualcuno che abbia accesso ai satelliti. Non ci penso mai. Mettine uno sull'elicottero. Quasi ogni missione include tappe non registrate. Voglio scoprire qual è la loro prossima fermata. Hai fame? O'Brien? Sì, sto volendo. So cosa vuoi chiedermi. Sto già esaminando i documenti sulle destinazioni dei superstiti. Passo e chiudo. Essere loro. Come stai? Cosa ci fate da queste parti, ragazzi? Spero di non ammalarmi. Ho bisogno dei crediti. Ehi, tutto a posto? Ehi, sta facendo buio. Ho quasi finito. Sempre così perspicace. Credevo di aver visto qualcosa. Ma cosa ci facciamo qui fuori? Seguiamo gli ordini. Ti basta? Per la miseria. Non finiremo mai. Potrebbe andare peggio. Non sopporto questi incarichi. Ma perché ti lamenti sempre? Della pelle e masse muscolari del 40% più grandi dei normali soggetti infetti. Come li avevi chiamati? Grigi? Beh, esistono.
Questo è solo il terzo soggetto che riusciamo a studiare. Perché, come segnalato, la forza e la resistenza fuori dal comune li rendono estremamente pericolosi da avvicinare. Stando ai rapporti, gli esemplari avvistati nella regione superano il migliaio. Qualunque cosa ne sia la causa, si diffonde in fretta. Che c'è? Te lo spiego subito, i tuoi uomini hanno sventrato un furioso mentre era ancora vivo. Non sono i miei uomini, e a te cosa importa? Non sei uno di quei, come vi definite, randagi? Non uccidi gli infetti per guadagnare denaro o chissà quale merce di scambio. È vero, ammazzo i furiosi, ma non li sguardo da vivi mentre strillano come bestie, capito? Hai registrato i dati? Sì, sono qui. Ok, ricarico subito. Ti tengo aggiornato. Passo e chiedo. O'Brien. Affanculo, l'ha fatto di nuovo. O'Brien, rispondi. Merda, ti conviene farti sentire, O'Brien. L'accampamento di predatori. Siete quei bastardi che mi hanno aggredito, vero? Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Con profonda tristezza vi comunico che in pochi giorni il nostro campo ha registrato 6 morti e 2 feriti. E non per l'inferno di sempre. No. Stavolta sono stati gli elicotteri neri. Mi spiace dirlo, ma tutte le mie previsioni si stanno realizzando. L'ho sentito con le mie orecchie. Quegli elicotteri sono atterrati e hanno sterminato un gruppo di sopravvissuti che gridavano e imploravano pietà. Cittadini americani. E loro li hanno trucidati. I miei uomini hanno risposto al fuoco. Vaffanculo. Purtroppo non è stato un caso isolato. Ci danno la caccia. Ecco che abbiamo osato sopravvivere e mandare all'aria i loro piani. Vogliono eliminarci tutti per poi emergere finalmente dalle loro tane. State allerta, gente. Date lo sguardo verso il cielo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. A provare! Bene. Brisa, vengo a prenderti. Deve essere da qualche parte che muori. Lido, deve essere qui vicino. Ti amo, dove diavolo sei? Dove sei, ragazzina?